Giovanni Ciangio è testimone oculare di un fatto che ha scosso l'intera comunità di Sì, Sparanese. purtroppo sì. Esattamente. Era in macchina con Donato De Rosa nel momento in cui è avvenuto l'incidente. Sì. Secondo la procura, secondo l'accusa, quell'incidente è stato causato volontariamente da De Rosa. Secondo la sua testimonianza, invece, quell'incidente è stata una tragica casualità. Sì. Sì, purtroppo sì. Come sono andate le cose? Allora, prima di iniziare a parlare, voglio dire che sto vicino alla famiglia De Falco, anche se non li conosco. Sono vicino al ragazzo e a tutta la famiglia e mi stringo insieme a tutto il paese per la vicenda. Comunque stiamo parlando di un ragazzo minorenne e è un ragazzo che a me, vedete, mi viene da piangere, perché soltanto a pensare che un domani non potrà camminare mi rabbrividisce questa cosa che si sa, forse si è rovinato la vita per colpa. Speriamo di no. Che per colpa di una cosa che quando è successa del litigio io non c'ero. Successe quel giorno là che verso le 8:20 mi chiamò il Donato De Rosa e mi disse che se volevamo andare a mangiare, se volevamo andare a mangiare da qualche parte. Io risposi: guarda Donato, io ora mi sono ritirato da lavorare e dammi il tempo che mi cambio e mi vesto, eppure lunedì non è che avevo voglia di uscire. Purtroppo si fecero le 8:30, 8:35, 9 meno 20 e il Donato De Rosa non mi arrivò in casa. Io stavo aspettando fuori, qua, in prossimità della strada di fronte e tornai a casa chiamandolo con il numero di telefono. Quando lo chiamai, lui mi rispose e disse: guarda Giovanni, ti sto venendo a prendere. Senza dirmi che aveva litigato, senza dirmi nulla. Mi piombò sotto casa, agitato. Si vedeva Quindi che. partì da qui, da questa. Sì, da qui partì, però già era successo il litigio. Fuori da un'altra Io parte, davanti a un sito locale. in prossimità del bar Roche Noir, se non erro, E o là fuori. Donato le raccontò perché era successo il Sì, litigio. no, non mi raccontò quello che era successo, mi disse semplicemente che 5-6 ragazzi l'avevano malmenato e si vedeva, c'aveva quest'occhio qua tutto tumefatto, c'aveva, smascellava, quindi secondo me aveva pure la mascella rotta. E quest'altro occhio qua pure ce l'aveva abbastanza nero, gli usciva il sangue per il naso. Io da buon cittadino, la prima cosa che dissi: Donà, ti sei bisticciato, ma mica hai fatto qualcosa di grave? Disse no, io di un paio gli ho rimasti per terra. Disse allora Donà, io prima di portarti all'ospedale andiamo a vedere sulla stazione se hai ferito qualcuno gravemente. Cerchiamo di non passare un guai. A te ti deve nascere un figlio tra 15 giorni, io tengo una figlia, la sera non sto uscendo, che so anni, non voglio avere guai e problemi. Io ti voglio portare all'ospedale. Arrivati lì sulla stazione ci facemmo un paio di giri non trovando questi ragazzi. Per pura casualità, purtroppo, noi scendendo da Salvatore Parente e questi ragazzi venendo dalla stazione si incontrarono. Mo' il ragazzo isticò il De Rosa facendogli segno ti gonfio, ti ho gonfiato. Purtroppo in quel momento lì Donato De Rosa cambiò completamente persona, cioè era una persona Si adirò. visibilmente che aveva bevuto, picchiato, umiliato, andò su tutte le furie e ne nacque un inseguimento. Scendendo da Salvatore Parente, io nella macchina urlavo. Io avevo più paura io che il ragazzo che il De Rosa. Io urlavo: Donato, vai piano, perché avevo iniziato appena a piovere. La strada, lo sapete, quando inizia a piovere è sapone. Io avevo paura perché non mi ricordo neanche la macchina che noi stavamo, che poi ho confermato tramite i carabinieri che quella macchina là era. Figuratevi, io non feci neanche caso che macchina era. Per farvi capire, sono proprio strani i fatti di tutte le maniere. Purtroppo, arrivati all'altezza della Dimon, il De Rosa affiancò il ragazzo per farlo fermare. Il ragazzo non si fermò, ormai raggiungemmo una velocità abbastanza piano, stavamo sui 30-40 orari. Il ragazzo, per sferrare o per difendersi, lo sa lui quello che voleva fare, tolse la mano dal manubrio e con lo specchietto il De Rosa, ma proprio appena appena, lui non avendo la mano sul manubrio, toccò quel manubrio che ormai non c'era più la mano e il ragazzo perse l'equilibrio e cadde. Passando c'era anche l'altro ragazzo con una Vespa bianca, poteva stare a 7-8 metri. Se il De Rosa era intenzionato a investirli, avrebbe investito anche all'altro ragazzo, lo teneva proprio di fronte e lo evitammo. Lo evitò,
E io subito dissi, guarda, torna indietro, perché il ragazzo è caduto, si è fatto male, ho sentito una botta. Che poi abbiamo capito che dopo, il giorno dopo, quella botta, il ragazzo purtroppo non è che l'abbiamo investito e l'abbiamo passato sopra, come stanno dicendo tutti questi intelligenti, questi giornalisti e questi cervelloni. E purtroppo il ragazzo è stato sfortunato che dove è caduto c'era una pensilina del pullman, una vecchia pensilina che ora non la usano più, la si prende il pullman, il ragazzo è sbattuto là vicino, ma pure se stai a una velocità di 30-40 ora e sbatti vicino a una colonnina di ferro e rompi, l'ha rotto completamente, è logico che si è fatto male, ma non è che l'abbiamo passato sopra e poi abbiamo fatto pure la retromarcia, perché io stavo io nella macchina. Chi ha chiamato i soccorsi? Allora, noi subito rientrammo, camminando per di là, girammo per l'Eurospin, perché io urlavo, Donà dobbiamo tornare indietro, Donà dobbiamo tornare indietro, l'abbiamo fatto male, torniamo indietro. E Donà diceva, Giova, ma io non l'ho preso, Giova è caduto da solo, Giova è caduto da solo, Donà gli è pigliato, l'abbiamo preso o non l'abbiamo preso, noi ci torniamo indietro. Perché non, io ti stavo a portare all'ospedale, non passiamo un guaio io e te, tra 15 giorni a te deve nascere un altro figlio e da già ne tieni due. Tornando indietro, arrivando dove sta Leonardo Ceramiche, c'era una volante dei carabinieri che si stava mettendo in macchina e stava correndo. Quindi già l'avevano allertato, pensiamo che saranno passati 4-5 minuti. Dalla strada di giù la posta, l'avete visto ora percorrendola voi, là è tutto spianato. Quindi io già vedemmo le macchine ferme, c'erano 2-3 macchine. E già stavano andando pure i carabinieri. Allorché dissi vicino a Donato, Donato non ci torniamo indietro perché rischiamo un linciaggio, perché logicamente la prima cosa che pensano è che gli abbiamo fatto qualcosa noi. Arrivamo quindi la ragione del vostro allontanamento dal luogo dell'incidente è la paura di essere linciati per... E poi pure arrestati sul posto senza darci motivo, comunque se il ragazzo stava fatto male noi ci fosse arrestato pure a me. Fui pure io a dire, Donà, senti, a me accompagniamo a casa che in questa storia non ci voglio entrare. Io ti volevo portare al pronto soccorso, se mo mi devo fare pure arrestare, a me non mi sta bene, io ti volevo aiutare. Però se mo è già passato proprio un guaio per te, frate mio, mi dispiace, a me mi devi accompagnare immediatamente a casa. Tornando indietro per la strada di Montanaro, io dissi, Donà, fermati e guardiamo la macchina, perché se per me, se io vedo un graffio sulla macchina, tu torna a retta e andiamo dai carabinieri. La macchina noi la controllammo, non aveva un graffio. Poi io mi feci accompagnare a casa facendo la strada di Montanaro, ma il percorso della strada di Montanaro, dice, quelli dove non si trova il percorso, non si trova. Io stavo pure io frastornato, ma alla gente dice, quello non si trova il percorso, non deve pensare il percorso. Io ho collegato il De Rosa al momento dell'incidente, ho confermato che aveva bevuto, ho detto tutte le cose che gli hanno detto i paesi, quindi non ho fatto false testimonianze e le persone non devono pensare che io sto difendendo il De Rosa o sto difendendo Salvatore, io sto dicendo i fatti come sono avvenuti. Che poi due ragazzi si incontrano prima e si picchiano, a me, per me sono tutti e due dalle qua, cioè non è che uno è meglio e nato è peggio, perché un bravo ragazzo che già sa usare le mani non è che poi si mette pure un orologio sulla mano e rompe una mascella nato. Avete capito? Quindi per me sono tutte e due uguali, quindi devono essere trattati per la stessa maniera. Per me era una persona che si doveva portare all'ospedale il De Rosa, non è che magari a pigliare l'omissione e i soccorsi. Da questo punto ho capito che ormai De Rosa era, e aveva cambiato personalità, perché in quel momento aveva perso la testa, ma non è che ha preso e abbiamo buttato sotto qualcuno e abbiamo fatto pure la retromarcia. Questo qua è quello che dicevo nei giornali all'inizio. Io la mattina purtroppo alle 9:30 me ne sono dovuto andare da Sparanis, ma no perché dovevo scappare per problemi di lavoro. Sono tornato alle 5 di pomeriggio e lì mi è arrivata la prima telefonata che dicevano che io e Donato De Rosa avevamo pestato un ragazzo e poi dopo l'avevamo investito e avevamo fatto pure il retromarcio. Allorché io corsi dal De Rosa, dissi guarda De Rosa, dove sta? Io suona e non ci sta. A casa non c'era nessuno, la macchina non c'era e purtroppo chiamai sia la mamma che il figlio, nessuno mi rispose. Allora io non sapevo come comportarmi, aspettai, chiamai prima il mio avvocato e il mio avvocato repentinamente mi disse, guarda Giova, tu devi andare dai carabinieri. Dissi, vabbè, però io non voglio rovinare il De Rosa e non voglio rovinare neanche l'altro ragazzo, quindi io aspetto un altro giorno, domani la mattina è la prima cosa che faccio. La mattina seguendo sono andato dalla mamma di Donato, la signora Graziella, una bravissima signora, distrutta anche lei, piange
Comunque è un guaio pure per lei. Qua siamo tre famiglie che stiamo distrutte. La famiglia soprattutto colpita, la famiglia dei Franco. Io ripeto, gli sono vicino. Io andai anche dai carabinieri, poi arriviamo anche là che io volevo andare all'ospedale per andare a trovarlo. Ma no, per mi accertare se l'ho fatto male o non l'ho fatto male. Comunque è un ragazzo di 17 anni. Cioè comunque non è che siamo delle bestie come ci stanno a far passare il popolo e tutte queste testate giornalistiche. Allora che purtroppo chiamai Graziella la incontrai dove lavorava e mi disse che Giova, dammi un attimo, ti do il numero dell'avvocato, io non so Donato dove sta, non si è ritirato. Dice Graziella, io sto preoccupato perché Donato stava malconcio. Dice quello Giova a casa non si è proprio ritirato. Allora che aspettai che mi chiamava di nuovo per farmi prendere l'appuntamento dall'avvocato. Quando andai dall'avvocato piccolo, ieri quando ho parlato con il PM sbatteva le mani sul tavolo, sapete, quindi mi vanno a far crollare. Non è che l'avvocato piccolo, ma mi si sta la parola a bocca a me. Come sono arrivato, mi sono accorto che non lo pensavo, che è l'avvocato piccolo, è una persona molto professionale. Perché la prima cosa disse, tu sei questo e ancora non sei andato dai carabinieri, corri subito dai carabinieri e poi vieni da me. E così feci. Quando andai dai carabinieri raccontai tutto l'accaduto, di quello che era successo. Poi mi hanno mandato una carta che mi sono dovuto presentare al comando di capo. Io non sapevo neanche che dovevo parlare col PM. Fino ad ora, tutte le volte che sono andato a parlare, non mi sono portato mai all'avvocato, perché non ho bisogno di essere difeso. Io non sono imputato, sono un testimone. Se il De Rosa si sarebbe comparso, pure lui era un testimone, non era un imputato. Perché vi ripeto, noi non abbiamo buttato sotto nessuno. Certo, lei dice che la macchina non ha graffi, no. Ritrovare la macchina sarebbe già un punto importantissimo. Io quello là per confermare tutto quello, il suo... Secondo me il De Rosa sta con la macchina, è quello che penso che dovrebbe fare, portare la macchina, perché la macchina confermerà tutto quello che ho detto io, ma anche le telecamere confermeranno tutto quello che ho detto io. Io spiegai il PM, non è che io sono io l'avvocato di De Rosa e sto facendo qualche testimonianza per diffondere al De Rosa. Il De Rosa ha sbagliato a fare il litigio con il ragazzo, questo è poco ma sicuro. Anche perché è il doppio dell'età, quindi. Avete capito? Poi ho scoperto chi era questo ragazzo, ieri per la prima volta l'ho visto in faccia in una fotografia e mi sembra strano che pure 4-5 ragazzi lo hanno malmenato, perché anche Donato De Rosa faceva box. Sì, vabbè, ma... Queste poi sono cose tra di loro, però per dirvi, non è che Salvatore ha ragione e Donato ha ragione, poi sarà il giudice a stabilire chi ha ragione e chi ha torto. La mattina seguente, mentre ero di nuovo a lavorare dopo un paio di giorni, ecco che esce il primo articolo. Stanato, primo aggressore dell'incidente della Dimon, nascosto in un casolare in via Mazzei. Non sono stato mai a via Mazzei, non sono stato mai latitante, non sono stato mai nascosto. Sono stato io che mi sono presentato dai carabinieri. E vi ripeto, non per favorire il De Rosa, non, io sto dicendo la verità dei fatti. Perché se non dico la verità dei fatti, posso prendere anche falsa testimonianza, posso passare un guaio. Giusto che quella sera mi fece accompagnare per non passare guaio, non è che mi ho mandato a prendere un guaio per una falsa testimonianza. Ma lei ha provato a chiamare De Rosso? Sì, l'ho provato a chiamare e non riesco a raggiungerlo. Perché io sono sicuro, come l'ho fatto ragionare quella sera, calmandole tutto, sono sicuro che se lui mi sente, Donato, ritirati, non ti preoccupare perché... Cioè se ha sbagliato così stiamo dando ragione al popolo, consegnati, sì, ma non so neanche se lui sta bene, vi ripeto, non lo so se sta bene, perché comunque stava male di tutto. Sentite, ho visto la mascella, lui due costate sicuro che stava fatta male, che quando parlava faticava, la mascella la teneva rotto, l'occhio qua era tumefatto, questo qua gli usciva da fuori, il sangue di naso, quest'acqua qua e stava peggio, cioè non è che Donato De Rosa sta bene. Io ho paura, pure se si sarà addormentato, questa è la nostra paura. Sono due ragazzi che sono tutti e due mal combinati. Logicamente, chi ha preso la peggio, Donato De Rosa, è uno zingaro e purtroppo qua in Italia fanno tutti i finti che non sono razzisti. Però poi vedete, ho visto commenti su Facebook, merde, schifose, tutte queste cose così. Quindi lo zingaro poi passa logicamente per un delinquente. Però io vi ripeto, non sto difendendo né l'uno né l'altro, io sto dicendo la verità dei fatti. Poi è uscito un altro articolo che dice che la falsa testimonianza è falsa testimonianza. Quest'altro giornalista, io dico, prima di fare il giornalista si dovrebbe imparare a fare l'uomo e la persona, perché non è il PM che decide, è il giudice che decide, il PM è quello che ci deve accusare. Non è che il PM non mi ha creduto, il PM non è logico che non mi crede, è quello che mi accusa. La falsa testimonianza non è che hanno emesso il mandato di cattura perché ho fatto falsa testimonianza, hanno emesso il mandato di cattura perché De Rosa ancora non si è trovato, ma da ieri,
è latitante, non da quando è successo il fatto. Io questo avevo da dirvi, non so se volete fare questo. Nel percorso che lei ha descritto, sì, ci sono telecamere di sorveglianza? Sì, sì. Sono state acquisite sicuramente dai carabinieri. Quindi ci sarà già un primo riscontro? Il percorso è l'unica cosa che sono sicuro che è quello che ho detto io, perché nel paese ci sono le telecamere, loro lo possono vedere. Ho specificato il percorso, ecco, se poi mi sono dimenticato qualche via, purtroppo non è che so i nomi di tutte le vie, prendevo i punti di riferimento, come stamattina voi, scuola elementare, il campo delle sure. Non è che noi non ho detto la verità, noi dopo l'impatto non è che io siamo scappati, io mi sono fatto, siamo passati pure per il paese, siamo andati per Montanaro, siamo scesi, siamo passati, diciamo, dove sta Salvatore Parente. Poi siamo saliti dove sta Morico, siamo saliti, siamo andati diritto, abbiamo girato in questa stradina qua, che sono due stradine, una stradina a contrasenso, un'altra stradina si può salire. E mi ha accompagnato a casa e io qua sono rimasto e non mi sono mosso. Mi sono allontanato da casa semplicemente per andare a lavorare. Lei conferma che l'auto di De Rossa non ha alcun impatto? No, non l'abbiamo investito, questo qua ve lo posso garantire. Ma il ragazzo Salvatore, quando si riprenderà, e spero più presto, lo dirà che non l'abbiamo investito. Lo dirà anche lui. L'abbiamo affiancato per stringerlo, per farlo fermare, volevano avere una colluttazione, purtroppo volevano continuare la lite, e purtroppo arrivati, diciamo, all'altezza della Dimo, Salvatore, non so, voleva sperare un pugno, voleva fare qualcosa, ha lasciato il manubrio e come l'ha toccato ma appena appena lo specchietto, avete capito, proprio è caduto, logicamente non avendo le mani è caduto. Non è che il De Rosa ha fatto una cosa bella pure stringendo le tensioni, vi ripeto, non lo sto difendendo il De Rosa, è indifendibile, poi si deve difendere lui, però non è che l'abbiamo investito e l'abbiamo passato addosso, non siamo delle bestie, non è che ci andiamo a prendere le auto. Lei comunque non guidava? No, non ero io che guidavo, io purtroppo più da fare da piacere, più di portarlo in ospedale, cioè un buon cittadino penso che così avrebbe fatto, però ora vi dico, vi posso dire una cosa, che se succede la prossima volta che viene qualche amico mio a casa e mi hanno picchiato, questa volta è la prima cosa che faccio, chiamo i carabinieri e poi chiamo il 118, la casa che non mi muove più. Vabbè, noi le auguriamo di chiarire presto, sì, la posizione sua, quella, sì, anche di De Rosa, di chiarire l'intera vicenda e soprattutto ci auguriamo che Salvatore possa riprendersi nel pieno della sua gioventù. No, perché ho visto pure che tutti gli amici stanno dicendo che è un bastardo, ha fatto false testimonianze. No, io voglio dire a tutti questi amici, non vi preoccupate, non sto difendendo il De Rosa, anzi, a me mi dovete santificare, perché se non ci stavo io quella sera là, non so il De Rosa cosa avrebbe combinato. Ormai, umiliato, aveva bevuto, picchiato, in quello là si poteva succedere una strage. Anche lui aveva picchiato, però. Sì, anche lui, quindi là poteva succedere una strage. Poteva succedere una strage.